Beh, cos'è quella faccia? Niente, è che mia moglie mi ha dato il buongiorno. E te l'ha dato un po' tardi, sei ancora in pigiama? Sono appena le 7. Napoleone alle 7 aveva già fatto una cavalcata. Io il cavallo non ce l'ho, che mal so a fare. Non hai cavallo, ma hai pur sempre un negozio da aprire. Perché pure stamattina tocca a me. Chi ha aperto ieri? Io. Chi ha aperto l'altro ieri? Io. Chi ha il 90% delle azioni della società? Tu. Chi ha il 10%? Io. E allora vai ad aprire. Via! Assassino! Delinquente! Ma ti voglio aggiustare io per le peste! Lucia, sta calma, chi la conosce? Chi l'ha vista mai? Boh! Stai calmo, Memmo, che non è ancora successo niente! È quello che deve succedere che mi fa paura, ma che bisogno c'era? Ma io dico perché non capisci che è stata un'idea formidabile! Una volta assunta come impiegata, è vero, la sua posizione è regolare, nessuno può dir niente! E lo stipendio? E che stipendio? Guarda che la paghi tu, sì. Tu ti diverti e tu paghi! Io pago, ma quale stipendio? Un mese di prova, poi si dice che non va bene, via! E perché non glielo diciamo subito che non va bene? E perché? No? E perché va bene? Va benissimo! Ma che vi fa male, il piede o la testa? Tutte e due. La volete una bella notizia per 10.000 lire? Mia moglie sta bene? Sì. E allora non è una bella notizia? Piove. Piove dalle nuvole sparse. Piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti.